Grazie. Chiede ora di intervenire il deputato Sorial. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Abbiamo qui tra le mani oggi un bilancio fallimentare e illegale. Fallimentare e fallito è questo Stato e questo Governo che permette a degli squali di mettere mano ai conti pubblici. Noi oggi denunciamo i lobbisti che saccheggiano i soldi di tutti i contribuenti italiani. Avete inserito nella legge di stabilità i vostri singoli interessi, individuali e di casta, e niente, niente per il bene delle persone qua fuori. Una legge piena di soldi che vi dovevate spartire. Una legge di cui è stato relatore il deputato del PD, Marchi, per il governo Letta. Una legge che deve essere chiamata Marchetta. La Marchetta, quel gettone che le prostitute di una casa di tolleranza ricevevano dalla madama ad ogni prestazione come riscontro ai fini del compenso. Una grande supermarchetta da un miliardo di euro. Ma chi è la madama e chi è l'operaia dell'amore in questo giochetto contabile? Ebbene, le nostre proposte vengono bocciate dal governo e dalla maggioranza per insufficienti risorse. Invece Sorgenia S.p.A. di Carlo De Benedetti, tessera numero uno del Partito Democratico, il partito del fantoccio Renzi, ottiene decine di milioni di euro, uno sconto per il vero capo del PD, Carlo De Benedetti, il vero padrone del PD, presidente del gruppo editoriale L'Espresso, colui che nel 93 ammise di aver pagato tangenti per 10 miliardi di lire ai partiti di governo per ottenere un appalto dalle Poste italiane. E così si spiega anche il perché i partiti finanziano i giornali, le loro televisioni, le loro radio, usando i soldi dei cittadini come fondo per pagare l'editoria. Vi siete spartiti i soldi di questa stabilità per le fondazioni da cui siete ulteriormente stipendiati, per le scuole private dove mandate i vostri figli, e per le strade che servono a favorire il vostro cambiamento e il vostro voto di scambio. Ma tutto ciò, oltre ad essere contro i cittadini, è illegale per una legge che avete votato proprio voi in quest'Aula 2 anni fa. L'11 novembre 2009 in quest'Aula eravate in 469 e tutti votaste favorevolmente alla legge di contabilità, che cita testualmente: la legge di stabilità non può contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia non può contenere marchette. C'era Giacchetti, renziano, ancora seduto qui, che fece il primo intervento. C'era Marco Causi del PD, che intervenne proprio per motivare il voto favorevole convinto del Partito Democratico. C'era Pierpaolo Baretta, ora sottosegretario all'economia, che annunciò il voto favorevole del PD a tutta la legge. Signori, voi maggioranza illegittima avete votato 2 anni fa una legge ed ora la state violando come il più incallito dei corrotti. Noi ci opponiamo e ci facciamo portatori della legalità all'interno di questo palazzo e denunceremo a tutte le autorità competenti questa violazione. E vedrete che avremo ragione, così come sui rimborsi elettorali, che la Corte dei Conti ha dichiarato illegittimi e che voi continuate ad intascarvi, porcellini del porcellum. Se oggi noi fossimo qui, noi, a licenziare una legge di stabilità e una legge di bilancio fatta da noi, se noi con le nostre uniche forze fossimo al governo, con le sole nostre proposte, non ci sarebbero più pensionati d'oro, nessuno prenderebbe 90.000 euro di pensione, ci sarebbe una pensione dignitosa ed adeguata per ogni pensionato minimo. Ogni persona con noi che perde il lavoro avrebbe a disposizione un reddito di cittadinanza finché non trova un nuovo lavoro. E i soldi, signori, i soldi ci sarebbero per tutte queste proposte, perché con noi alla guida di questo paese io vedo un'Italia dove non si farebbero sconti alle grandi concessionarie delle slot machine che oggi non pagano le tasse, perché Renzi, Alfano, Letta, Napolitano, il PD invece glielo permette. Questa Italia migliore esiste, io la vedo e non lo dico io, non lo diciamo noi, ma lo dicono gli uffici di bilancio
di Camera e Senato. Visto che le nostre proposte sono state presentate, valutate ammissibili alla legge, quindi fattibili da subito, senza nessun alibi. Ma voi, PD, renziani, nuovo centrodestra, Presidente della Repubblica, continuate a dire che va tutto bene, come faceva Berlusconi. Mentre noi qua continuiamo a denunciare che raccontate balle e non state facendo niente. Chi ci ascolta penserà, chi ha ragione? Io dico una cosa sola. Noi qua solo in queste due ultime settimane abbiamo presentato proposte concrete, denunciato i lobbisti, denunciato le marchette, lo schifo della legge di stabilità, abbiamo chiesto ed ottenuto un conto per dar credito alle piccole e medie imprese dove stiamo già riversando 2,5 milioni di euro che abbiamo risparmiato dai nostri stipendi negli ultimi mesi rinunciando ai privilegi. Voi nelle ultime due settimane, voi nelle ultime quattro settimane avete eletto Renzi come segretario del PD, probabilmente già sentivate la mancanza di Berlusconi. Renzusconi! Uno che dall'85 campa di politica, consigliere comunale per la Democrazia Cristiana, la stessa del suo amico Angelino Alfano. Uno che è stato condannato in primo grado per danno erariale. Ma uno normale, scusate, ma non ce l'avete. Questi giorni ci hanno insegnato una cosa, che a decidere in Parlamento non sono i ministri, non sono i segretari di partito, i deputati, sono le lobby, gli affaristi, come De Benedetti, e non solo. Dopo di me parlerà il capogruppo del PD, Roberto Speranza, che racconterà un sacco di fregnacce dicendo che la stabilità e il bilancio risolvono problemi. Può esprimersi in un modo non offensivo, per favore, onorevole Soria. Siamo in tempi di crisi. La prego di attenersi a un linguaggio rispettoso, onorevole Soria. Io ho sentito fantoccio, porcellini, balle, schifo, basta. Basta veramente. Non ho ancora finito l'intervento, approfitti. Però, Presidente. Non approfitti della pazienza di quest'Aula, si esprima in modo appropriato. Io grazie. Capisco l'arrabbiatura, Presidente. In 9 mesi da quando noi siamo qua hanno dovuto cambiare 3 segretari di partito e oggi scoprono che non sono neanche loro a guidare i loro partiti. Quindi vada avanti con la sua, col suo intervento, per favore, vada avanti in modo corretto. Il capogruppo del colleghi, PD colleghi, racconterà per che... favore. Lasciatelo terminare e lei usi un linguaggio corretto, per favore. Grazie, state calmi ragazzi, non prego. C'è bisogno. Prego, continui. Racconterà un sacco di cose. Sto un discorso, Presidente, con toni corretti. Prego. Dicendo che la stabilità ed il bilancio risolvono i problemi, che siamo in tempi di crisi, ma che ce l'hanno fatta, bla 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 bla, balle, Presidente. Ma non d'acciaio, di sterco per noi, perché dopo aver presentato un emendamento proprio a sua prima firma, Roberto Speranza, per togliere i privilegi della casta dei pensionati d'oro, come noi chiediamo da sempre, Speranza e il suo gruppo hanno riformulato il suo emendamento, svuotandolo per proteggere i soliti privilegiati, gente che ha 150.000 euro e oltre di pensione, non vi riesce proprio di stare dalla parte dei cittadini. Ma perché è accaduto, Presidente? È accaduto perché negli scorsi giorni, mentre noi lavoravamo in commissione, dentro il palazzo c'erano lobbisti di ogni genere e razza. Mercanteggiavano e barattavano la sicurezza degli incarichi e degli scranni con la garanzia che i propri privilegi ed i propri interessi non sarebbero stati toccati. Avete permesso tutto ciò, avete ceduto ai mercanti, alle lobby, come quella rappresentata da quell'uomo che dopo aver fatto cambiare il vostro emendamento parlava così, ascoltatemi bene, nel cuore di Montecitorio: ho dovuto scatenare mari e monti, è stata una battaglia durissima, è questo il Parlamento oggi, io potrei scrivere un manuale come caso di eccellenza di azione di lobby. Io sono stato questa settimana in full immersion, giorno e notte avevo una marea di gente che mi chiamava, chi perché c'hanno privilegi che fanno consiglieri di Stato, professori universitari, ste cose qua, e quindi si sono salvati pure quelli. E voi avete obbedito a questo diktat, ha obbedito lei Speranza, ha obbedito il suo partito, ha obbedito Renzi, avete detto signor sì ai privilegiati.
Queste parole le abbiamo registrate, pubblicate sulla rete e solo pochi seri giornalisti le hanno riprese. Noi oggi, quindi, concludendo, facciamo una cosa mai successa nella storia della Repubblica Italiana, per dimostrarvi come costruiremo l'Italia che vogliono i cittadini onesti. Noi oggi denunciamo in quest'Aula questi fatti perché, come furono cacciati i mercanti dal Tempio, cacceremo chi insieme a voi si è contrapposto al bene dei cittadini, al bene di tutti i pensionati, di tutti i giovani, di tutti i lavoratori. Concluda. Quest'uomo, concludo, questo mercante ha un nome e un cognome. Concluda. Si chiama Luigi Tivelli e se questo Parlamento avesse dignità lo caccerebbe dalle istituzioni. Vi abbiamo pescato con le mani nel sacco. Che cosa vi serve per fare le valigie? Grazie. Togliete immediatamente quei cartelli, intervengano i commessi, subito. Intervengano i commessi. Rimuovete quei cartelli. Rimuovete i cartelli, per favore. Allora, che i commessi rimuovano quei cartelli prima possibile, che dobbiamo continuare con i nostri lavori, per favore. Allora, colleghi, per favore, non abbiamo ancora terminato.